Ok, stiamo parlando delle virghe sardesche. Quest'arma decisamente particolare e poco conosciuta e soprattutto molto utilizzata in Sardegna. Da cui deriva anche un verbo coniato, se non sbaglio, dagli aragonesi, che descrive il gesto di advirgare, che viene chiaramente dal latino, cioè colpire qualcuno con la virga. Io ho fatto istintivamente questo gesto perché io penso che quest'arma sia un'arma soprattutto da lancio, che al massimo viene utilizzata come arma corta per pungere l'avversario. Però questo è oggetto di speculazione e di discussione. Non si capisce se quest'arma viene utilizzata di taglio o solo esclusivamente di punta e quindi molto probabilmente anche da lancio. Ad esempio, ci sono qua diversi modelli esposti, di cui uno che presenta questi barbigli. Da che ci dicono le fonti, o comunque da quello che hanno elaborato, ricercato, trovato gli studiosi, esistevano due versioni della virga e probabilmente un'altra arma ancora, che era il virrudu. Virrudu o berrudu o berruda, ha diversi nomi. Il berrudu, virrudu, eccetera eccetera, viene descritto come un'arma esclusivamente per la caccia, quindi molto probabilmente con i barbigli. Perché i barbigli? I barbigli, ad esempio, nelle punte da freccia utilizzate negli archi, servivano spesso per la caccia. Perché? Perché la superficie di taglio è ampliata, cioè un tagliente maggiore rispetto a una punta, e quindi ferisce l'animale o potrebbe ferire anche la persona effettivamente. Ma la presenza delle lame e dei barbigli impedisce di entrare se la persona ha, ad esempio, la cotta di maglia, un'altra protezione, o comunque riduce l'efficacia della penetrazione dell'arma. Quindi è per questo che si ritiene sia più consona alla caccia, per quanto sono sicuro che tirata addosso una persona è. Un'altra cosa interessante che ci dicono le fonti è che la virga aveva una porzione in metallo e subburdu, che era il manico fatto in olivastro. E c'è un conto, viene fatto una valutazione sulla stima di quanto costasse l'arma, che ora non ricordo bene i dettagli, mi pare fossero 6 soldi o 3, non ricordo. Comunque veniva detto che uno costava tot e il resto costava tot. Chiaramente era un'arma composita, quindi si poteva discernere quanto venisse a costare il ferro e quanto venisse a costare il legno, perché comunque anche il legno andava tagliato in una certa stagione, andava decorticato, andava fatte tutta una serie di operazioni che gli davano comunque un valore. Quindi abbiamo, ad esempio, nella virga canonica, per come viene ricostruita o comunque interpretata, una punta per penetrare la protezione da guerra. Ricordiamoci che il contesto è ancora quello del XIV secolo, quindi 1300, quando ancora veniva utilizzata molta cotta di maglia, poche armature a piastre, alcuni pezzi di armatura ancora in fase di elaborazione, come brigantine, che comunque non coprivano mai troppo della persona. E quindi capite che una volta penetrato l'asta aveva proprio via libera per attraversare il corpo della persona, purtroppo, perché erano armi, cioè le armi sono tutte pensate per purtroppo ferire le persone. Ok? Ok, allora ascolto. Ok, grazie. Figuri.